Ciao a tutti, e rieccoci qua con il consueto appuntamento della settimana del Cagliari in ritiro. Si è chiusa la seconda settimana di ritiro per i rossoblù, si è chiusa venerdì sera più precisamente con il Trofeo Sardegna, il consueto appuntamento che si celebra ogni anno con la sfida tra Olbia e Cagliari, la prima amichevole dell'anno sostanzialmente, di questa stagione. Si è chiusa col punteggio di 2-0, ma prima di arrivare alla partita parliamo un po' in generale di questa settimana, di quello che è stato da lunedì fino a giovedì praticamente. Una settimana insomma che ci ha catapultati più su degli allenamenti più intensi sicuramente, allenamenti più dediti alla tattica, dediti anche ovviamente al pallone e al gioco in sostanza di quello che vuole portare Ranieri e vuole portare e continuare a portare Claudio Ranieri. Anche nella stagione di Serie A. Diciamo che appunto se la prima settimana è stata soprattutto di natura fisica, cercando di riportare un po' tutti quanti nella condizione più corretta, adesso piano piano si sta cercando di dare un po' più di indicazioni tattiche, okay, alla squadra. Abbiamo visto anche nella partita di ieri che questo Cagliari giocherà più o meno o prettamente con il 4-4-2 di base, giocheremo con questo modulo, che abbiamo visto anche in alcune partite della passata stagione, non tutte le volte perché ovviamente ci siamo concentrati soprattutto con il 4-3-1-2 nel finale insomma, della scorsa annata, anche con i playoff sostanzialmente, ma Ranieri vuole portare questo modulo che è stato un pochettino quello che lo ha fatto conoscere anche con il Leicester. Il Leicester giocava effettivamente con il 4-4-2, con la Sampdoria ha optato per il 4-4-2. Insomma, la maggior parte il suo modulo sostanzialmente predefinito è questo. Poi lo ha detto lui stesso, non sarà l'unico modulo che vedremo, ma in generale lui non si basa molto su questo. Si basa soprattutto ecco, su quello che vuole portare a livello tattico, quindi il modulo lui no, neanche lo guarda, è un po' come se non lo guardasse, vabbè, credo che lo guardi comunque perché non, in un certo senso bisogna guardarlo. Quindi sì, allenamenti soprattutto di natura tattica e poi appunto arriviamo all'amichevole che si è giocata ieri. Amichevole che io personalmente non ho visto, l'ho vista in differita e ho visto un buon Cagliari, sinceramente, un Cagliari ovviamente che è stato. Cioè, ritmi in generale che non sono stati di una partita che vedremo in campionato, logicamente, la prima amichevole, ci sta che i ritmi siano abbastanza blandi se vogliamo, ma comunque ha dato buone indicazioni. A livello tattico, a livello anche di singoli, sicuramente abbiamo visto buone prestazioni, da parte sicuramente di alcuni interpreti, tra cui Zappa. Zappa che continua insomma questo processo, questo rendimento buono dopo il finale di stagione, secondo me assolutamente in crescendo, ma in generale una stagione di Serie B per Gabriele molto molto buona in generale, sta continuando insomma questo processo di crescita, così come una buona prestazione anche da parte di Kurfalides che ha aperto anche le marcature. Kurfalides che è entrato un po' dopo nel vivo del gioco, cioè per i primi 20 minuti è stato un po' avulso, poi piano piano si è reintegrato insomma con il resto della squadra, è stato un po' messo al centro. Chi ho visto un po' peggio, anzi prima arriviamo anche a tutti gli altri perché poi chiaramente ci sono state anche le varie girandole di cambi, è entrato anche Pereiro che ha siglato il gol del 2-0, Pereiro che praticamente è quasi un separato in casa ma continua insomma a queste prestazioni in amichevole così in allenamento sembra un fenomeno, poi in partite ufficiali regala quello che abbiamo visto praticamente nel giro d'andata scorso con Liverani, cioè Pereiro che è assolutamente incostante a livello totale, sia a livello tecnico che a livello di prestazione. Poi a volte si tira fuori la giocata dal cilindro, ma non è quello. Cioè, noi vogliamo un giocatore senza dubbio un po' più coerente con le sue prestazioni. Scusate se mi vedete un po' scuro, ma la luminosità è un po' bassa, effettivamente. No, ok, dovremmo esserci. Per il resto, altre buone prestazioni, sicuramente Sulemana anche lui molto molto bene, soprattutto in condizione fisica, veramente top. Anche Makumbu.
Ma Kumbu, ragazzi, non so come faccia, sinceramente. Cioè, lui può anche giocare. Cioè, è sempre stato in forma. Cioè, Makumbu, da quando è arrivato, è sempre stato in forma. Noi ci siamo lamentati anche nella passata stagione, all'inizio soprattutto, di una condizione fisica piuttosto blanda da parte di alcuni giocatori. Makumbu, invece, quando è arrivato, sarà che è arrivato dal Maribor e comunque aveva già preparato la stagione inizialmente. Poi Makumbu è arrivato ad agosto, mi sembra. E comunque aveva già fatto parte della preparazione con il Maribor perché ci sono stati. C'è stata la prim ci sono stati i preliminari di Champions League. Lui si è preparato prima, ha giocato anche i preliminari di Champions League prima di arrivare a Cagliari, quindi sarà anche per quello. Ma lui, in generale, secondo me, è uno che entra bene in condizione fin da subito, quindi mi fa molto piacere. Tra gli altri, buone cose viste anche da Augello, assolutamente, bene anche Oristani. Insomma, i nuovi entrati che sono che soprattutto sono subentrati, Sulemano, Augello, Oristanio, anche Ianto. Hanno fatto vedere comunque discrete cose. Adesso poi piano piano con altre amichevoli, magari anche con un po' più di livello, perché l'Olbia, ragazzi, con tutto il bene, ma se non sbaglio adesso l'Olbia comincerà la stagione dopo di noi. La Serie C comincia dopo rispetto alla Serie A, se non mi ricordo male. Adesso non so se cambia, ma la Serie C cambia ogni anno, cioè, è clamoroso. Ma di solito quando arriviamo a queste partite, anche l'anno scorso mi ricordo l'Olbia arrivò a questa partita, se non sbaglio, un paio di giorni di ritiro, o se non sbaglio una settimana. Quindi Cagliari, che è già la seconda settimana di ritiro, ha una condizione fisica abbastanza più avanti. Per il resto, quindi sì, buoni spunti. Adesso piano piano vedremo con altre partite. Cioè, affronteremo la Roma Primavera, affronteremo la Juventus Next Gen, ci sarà un amichevole contro il Como. Quindi avremo modo di vedere meglio questo Cagliari anche con avversari un po' più pronti fisicamente. Poi c'è da dire un'altra cosa: ovviamente il 24 il Cagliari partirà. Adesso voi questo video lo vedrete di domenica mattina, quindi buona domenica a tutti. Quindi domani per voi, per me tra 2 giorni, il Cagliari partirà per la Valle d'Aosta. Partirà per la Valle d'Aosta, quindi più fresco sicuramente per i calciatori che avranno patito di brutto il caldo di queste settimane e potranno, insomma, continuare il ritiro lì. Adesso non mi ricordo bene il nome della località, scusatemi, ma è Châtillon, adesso non mi ricordo, scusate. E in ogni caso, più fresco e più opportunità, ecco, di continuare questo ritiro nel miglior modo possibile. Passando ad altri argomenti, passando invece al tema calciomercato, che forse importa un po' più a tutti. Questa settimana appunto sono arrivate le ufficialità di Augello e di Oristani. Oristani che è arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, lui che tra l'altro già si allenava con il Cagliari qualche giorno prima dell'ufficialità, grazie al nulla osta appunto dei nerazzurri, e adesso possiamo dirlo a tutti gli effetti, è un nuovo giocatore del Cagliari, ha già fatto appunto l'amichevole. Calciatore che sa ricoprire più ruoli, con Ranieri con questo 4-4-2, scusate, ricoprirà probabilmente il ruolo di esterno a destra, ma potrebbe volendo ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Secondo me ha l'evenienza anche di mezzala, adesso vedremo se ha nelle corde anche quel ruolo. Resta il fatto che con il Volendam in Olanda ha ricoperto anche il ruolo di punta centrale in un ipotetico 4-3-3, cioè adesso non so bene questo giocatore come verrà collocato, presumibilmente, ripeto, come esterno destro in un 4-4-2. Augello invece, che è arrivato dalla Sampdoria praticamente con uno scambio con Barreca, che è andato alla Sampdoria mentre Augello è arrivato qua in Sardegna. Operazione secondo me gestita alla grande. Barreca, con tutto il bene che gli posso volere, perché grazie a lui, cioè con la sua presenza, ci sono state due promozioni in Serie A. Diciamo che l'operazione io la gradisco molto. Augello è un giocatore pronto per la Serie A, è un giocatore che ha fatto vedere buone cose con la Sampdoria in Serie A, appunto, ma anche quando stava allo Spezia in Serie B avevo visto qualche partita e sinceramente non mi era dispiaciuto. Calciatore molto tecnico, molto valido, con una corsa non particolarmente esaltante, cioè Azzi ha sicuramente più corsa rispetto ad Augello, ma il terzino della ex Samp ha molta, molta, molta più qualità. In questo senso, i cross, la qualità comunque di controllo di palla al piede, di conduzione anche volendo, e anche di passaggio,
sono superiori in questo senso da parte di Augello rispetto ad Azzi e rispetto anche a Barreca, sia chiaro. Abbiamo fatto secondo me una buona operazione, considerando il fatto che a destra abbiamo forse più corsa, perché c'è Zappa che ha molta corsa, anche lo stesso Di Pardo c'ha molta corsa. Augello invece è un giocatore un po' più tecnico, ok? Un terzino, adesso forse il paragone è un po' grosso, però io ci rivedo un po' di Kolarov, ok? In Augello, cioè un calciatore che non ha tutta questa grande corsa, non ha tutta questa grande come si dice, propensione alla corsa, ma quanto alla tecnica è molto 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 buono per essere un terzino. Operazione quindi, ripeto, contropartita Barreca e poi c'è un conguaglio di 2 milioni di euro, se non mi ricordo male, dovrebbe essere circa 2 milioni di euro la cifra che il Cagliari ha dato alla Sampdoria. Adesso, altre idee di calciomercato di questa settimana? Si parla soprattutto di attacco. Finalmente si parla di attacco. Arriviamo subito alle notizie fresche fresche con Shomurodov che sembrerebbe molto 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 vicino a vestire la maglia del Cagliari. Gianluca Di Marzio ha dato già la notizia. Si sarebbe raggiunto appunto l'accordo tra il Cagliari e la Roma per un prestito con diritto di riscatto per l'attaccante uzbeko. Io personalmente non sono particolarmente d'accordo con questa operazione, cioè. Andiamo con ordine. Shomurodov è un calciatore che è arrivato in Italia, ha vestito la maglia del Genoa, ha fatto vedere buonissime cose il primo anno al Genoa e poi si è trasferito alla Roma subito. Un salto di qualità molto molto grande, pagato se non sbaglio qualcosa come 18 milioni dalla Roma, quindi già loro sai che ci hanno puntato parecchio su questo calciatore, ma dati alla mano, insomma, non ha dato quello che si sperava. Un giocatore che sì, ha fatto il suo, ma che quando è arrivato poi Mourinho alla Roma è stato un pochettino messo da parte, ok? Adesso è stato ceduto poi in prestito allo Spezia, dove non ha fatto vedere sicuramente buone cose, appena un gol nella passata stagione, in Serie A ovviamente, e quindi la Roma vuole liberarsene. Si è fatto davanti il Cagliari, che vorrebbe appunto, che sembrerebbe appunto molto vicino ad acquistarlo. Prestito con diritto di riscatto fissato a 9-10 milioni di euro, quindi operazione anche abbastanza importante per il Cagliari che si mette, quindi si potrebbe mettere un pochettino a posto, se vogliamo, l'attacco con un giocatore che non penso e non spero partirà titolare. Non sarà, ripeto, l'unico attaccante perché dalle parole di Bonato, dalle parole di Ranieri in conferenza stampa, il Cagliari vorrà sicuramente acquistare almeno un altro attaccante. Ci saranno almeno due attaccanti che andranno acquistati, un attaccante centrale e una seconda punta. Shomurodov potenzialmente potrebbe ricoprire entrambe le posizioni, anche se è prettamente più una seconda punta. Vedremo, vedremo. Adesso si parla anche di altri attaccanti. Si è parlato tantissimo nelle ultime settimane di Borja Mayoral, negli ultimi giorni soprattutto di Borja Mayoral, attaccante ex Roma, ma anche ex Real Madrid, attualmente in forza al Getafe, tra l'altro stessa squadra di Yankto. E a me Borja Mayoral piace molto di più, Borja Mayoral che è una punta centrale, quindi una prima punta vera e propria, e sarebbe un'operazione molto dispendiosa per il Cagliari perché anche lui, il suo valore, anche il valore dello spagnolo si aggira intorno ai 10 milioni di euro. I rossoblù possono spendere quella cifra così di getto? Non credo. Si potrebbe optare per un prestito, anche qua, si potrebbe sicuramente optare per un'operazione a titolo temporaneo, vedremo cosa ne sarà, ma io sinceramente Borja Mayoral lo vedo molto molto bene qua a Cagliari. Anche lui è un giocatore che poteva insomma fare quel salto di qualità. Arrivando a Roma ha fatto vedere, ripeto, buone cose, aveva fatto vedere discrete cose con la maglia da giallorossa. Poi, appunto, anche qua, quando è arrivato Mourinho, che stravolge un po' tutte le cose, è arrivato anche Abraham, insomma, non ha trovato molto spazio nelle gerarchie dei capitolini e quindi ha trovato una sistemazione di nuovo in Spagna. Adesso non mi ricordo bene i numeri di Borja Mayoral con il Getafe, magari li cerchiamo qua in live nella passata stagione cosa ha fatto Borja Mayoral, perché è effettivamente un giocatore che a me piace, perché è un finalizzatore,
Ok? È uno che effettivamente sa buttare la palla in rete e che può dare il suo contributo per la salvezza. Assolutamente. Con il Getafe, ve lo dico subito, stagione 22-23, tra l'altro anche lui volendo potrebbe ricoprirlo di seconda punta all'evenienza. Nella passata stagione 38 partite, 9 gol e 2 assist. Ha giocato praticamente sempre. 38 partite, no, 30, 35 partite in Liga, 33 dall'inizio, quindi è praticamente stato titolare del Getafe. Adesso qua i numeri potrebbero dirvi che non è proprio un attaccante che disegna tantissimi gol. 8 gol comunque non sono pochi, non sono neanche tantissimi, però c'è da dire che nelle passate stagioni anche con la Roma ha fatto vedere che sa far gol, sa fare gol, appunto nell'ultima stagione effettiva con la Roma, perché poi c'è anche quella 21-22 dove appunto è stato ceduto nel mercato di gennaio, nella stagione ancora prima, quindi 20-21, ha fatto 17 gol e 7 assist in 47 presenze, quindi comunque un buon apporto, ecco, 10 gol in Serie A, 7 in Europa League. Ripeto, è un giocatore che a me piace, che mi piacerebbe vedere a Cagliari. Tra gli altri, poi, anche se non sono trattative e sono solamente voci che insomma si rincorrono, Petagna. Non lo so, ragazzi, anche Petagna qui, giocatore che a me personalmente non mi fa impazzire. Giocatore, ripeto, attaccante che nella passata stagione con il Monza ha fatto vedere buone cose. Ha fatto, mi sembra, 12 gol, ma nei suoi trascorsi, insomma, non è mai stato un attaccante che ha segnato tanto. Anche con l'Atalanta non segnava tantissimo. E a noi serve gente che segna, perché la Padula i suoi 9-10 gol li può fare in questa stagione? Assolutamente sì. Se ne segna 20-21 va ancora meglio. Però io credo che il numero di gol del peruviano saranno sicuramente minori rispetto a quelli che ha fatto in Serie B. Non so quanti gol aspettarmi da Pavoletti, giocatore che, tra l'altro, apro una parentesi, anche lui nell'amichevole non ha fatto male, si è reso molto utile, tra l'altro assist per il gol di Kurfaridis. Pavoletti che in teoria parte dietro, parte praticamente da seconda scelta ipotetica. Non so cosa aspettarmi sinceramente da lui, però Pavoletti è meglio averlo che non averlo, mettiamola così, mettiamola così. Quindi assolutamente un giocatore da tenere in rosa, da tenere in considerazione, che con un calcio d'angolo, una punizione, un cross buttato dentro, Pavoletti ti può sempre regalare qualcosa. Anche da Luvumbo qua è un po' un punto interrogativo, perché prima stagione effettiva in Serie A per lui, nella stagione in cui siamo retrocessi non era mai entrato, mi sembra, ma non ha ancora debuttato in Serie A, lui che è qui dal 2020 e non ha ancora debuttato in Serie A con noi, clamoroso, però comunque vedremo anche lui cosa ne sarà. Tra l'altro anche lui potrebbe ricoprire un ruolo di seconda punta esterno, vedremo, vedremo quello che sarà. Passando poi all'ultimo attaccante, anche qua nome un po' da radiomercato, è questo Dovikas dovrebbe essere dell'Utrecht, attaccante che nella passata stagione in Olanda ha fatto una caterbata di gol, ha fatto 19, no, perdonate, 22 gol in totale in stagione con la maglia dell'Utrecht. Adesso, noi esperienza di calciatori presi dall'Olanda, Pereiro, calciatori che hanno fatto molto bene in Olanda e che poi sono arrivati qua, insomma, ce l'abbiamo già avuta appunto con Gaston Pereiro. È un nome esotico che potrebbe dire la sua, tra l'altro molto giovane, classe 99, greco, attaccante interessante sicuramente, ma è un po' a scatola chiusa, ecco, almeno per chi non guarda, io personalmente non lo guardo il campionato olandese. Per chi segue il campionato olandese e magari ha visto qualche partita con lui, potrebbe dirmi qualcosa di più. Non lo so. Comunque, discorso attaccanti che in teoria si è chiuso, cioè questi sono i nomi principali che circolano in questo periodo. C'è sempre l'ipotesi Gabbiadini. Sì, potrebbe ritornare in voga magari questo nome, ma in questo momento
con Shomurodov praticamente che sembrerebbe molto vicino, Borja Mayoral che si cercherà insomma qualche intreccio ipotetico, e questo Dovikas che sembrerebbe in orbita, insomma altri nomi in questo momento non circolano. Passando ad altri ruoli, difensori centrali, adesso io qua stamattina, perché questo discorso, queste cose che mi sono segnato, che voi non vedete, me le sono segnate stamattina, però nelle ultime ore è spuntato anche un altro nome in difesa. Oltre a quello appunto di Palomino e di Ferrari, è spuntato anche il nome di Elander. Per chi si ricorda di Elander, ex difensore del Bologna, ex difensore del Verona, nazionale svedese, adesso. Io personalmente non me lo ricordo come un gran difensore. È sicuramente uno di quei centrali molto alti, molto spigolosi in un certo senso per gli attaccanti un po' alla Pavoletti, ma che se ti trovano l'attaccante quello veloce di turno, sono dei pali della luce. Quindi, in un certo senso preferirei gli altri due profili che stiamo osservando, quindi Palomino e Ferrari. Ferrari che a me piace, ok? Ferrari mi piace particolarmente. Mi piaceva di più prima, quando c'era De Zerbi al Sassuolo. Ferrari aveva fatto vedere buone cose, anche a livello proprio di gioco, di carisma. Aveva fatto vedere belle cose. Lui, tra l'altro, che è capitano dei Neroverdi. Anche qua si potrebbero aprire, insomma, varie porte, perché comunque Ferrari c'ha anche mercato, c'ha interessi anche da altre compagini, sia Serie A che Serie B, ha il contratto in scadenza, quindi per questo che c'è anche molti interessi. Vedremo cosa ne sarà. Io però Ferrari non lo disprezzerei, anche perché appunto il profilo che cerca di tagliare è un difensore esperto, capace di dare esperienza al reparto in generale, composto soprattutto da giovani, perché ragazzi effettivamente abbiamo un reparto di difensori molto giovane, con Dossena, Obert, Altare, 1,98. Cioè, sono comunque calciatori che in sostanza la Serie A l'hanno vissuta poco. Altare no, ha fatto un girone di ritorno con noi. Obert ha giochicchiato l'anno della retrocessione. Dossena è al debutto ufficiale. Quindi, sostanzialmente, l'unico che ha fatto la Serie A effettivamente è Goldaniga, che anche lui, comunque, tra varie squadre che Palermo, Frosinone, Genoa, Sassuolo, comunque si è dilettato parecchio. Però un altro difensore esperto, appunto, è quello che ci serve. E Ferrari, io lo vedo meglio di Palomino. Palomino che con l'Atalanta ha fatto vedere buone cose anche lui, ma la questione doping lo rallenta molto in questo senso. Cioè, lui è uno che per averlo a disposizione, per ritrovare quel Palomino dell'Atalanta che, parliamoci chiaro, tra i vari Scalvini, Caldara, cioè tutti quei difensori che sono spuntati dall'Atalanta, Palomino, con tutto il bene che posso volerti e non volerti, ma non è che fosse proprio il mio preferito. È sicuramente un difensore che ha fatto il suo con Gasperini, però non parliamo certamente di un fenomeno. E quindi, anche in questo senso, se dovessimo recuperare il miglior Palomino, non avremmo trovato Sergio Ramos, ecco, parliamoci chiaro. Avremmo trovato un discreto difensore capace, ecco, magari più forse da difesa 3 che da difesa 4. E anche questo è un'altra cosa particolare da non sottovalutare, ragazzi, perché Palomino arriva dall'Atalanta. L'Atalanta gioca con la difesa 3 da una vita ormai, da quando è arrivato Gasperini hanno sempre fatto difesa 3. Quindi non so, anche questo è un punto interrogativo. Ultima cosa poi, centrocampo, reparto di centrocampisti, anche qua continuano le voci che si rincorrono su Prati della Spal. Anche qua ragazzi è da capire, cioè la Spal chiede una cifra esorbitante per Prati, una cifra che non ha senso per un club che è stato retrocesso in Serie C. Chiedere 10 milioni di euro, anche 8 milioni di euro, ma anche 7, ma chiederne anche 5 per una squadra di Serie C è tanto, ok? Quindi tutte quelle squadre che sono interessate a Prati effettivamente si stanno un po' domandando se ha senso andare a chiedere tutta quella cifra per un calciatore che è spuntato l'anno scorso, cioè è spuntato quest'anno in Serie B,
fino all'anno scorso ancora giocava in Serie D, ragazzi, giocava nel Ravenna, mi sembra nel Ravenna giocasse, cioè con la spalla ha fatto questa stagione dove sì, ha fatto vedere di essere un discreto giovane in prospettiva, è stato convocato anche con l'Under 20 e va bene, ma 10 milioni di euro, cioè 10 milioni di euro mi sembrano eccessivi. Adesso che il Cagliari voglia ulteriormente impolpare il centrocampo dopo che ha preso Ianto, ha preso Sulemana, cioè mi sembra anche un po' stupido da parte dei rossoblù concentrarsi su Prati. Ripeto, è un nome che sta continuando a circolare in orbita rossoblù, ma probabilmente non è la priorità in questo momento e penso che non lo sarà, salvo cessioni nel reparto di centrocampo, perché non escludiamo, io non escluderei ancora una cessione di Nandez, perché ragazzi, Nandez va in scadenza nel 2024, si è parlato di rinnovo a inizio giugno praticamente, no, inizio giugno no, stavamo ancora giocando i playoff, però a metà giugno si è parlato di rinnovo e comunque Bentancur, cioè il suo procuratore, ha detto che vedremo cosa fare, tutto quanto, e alla fine non si sta ancora facendo niente. Cioè, ripeto, sono operazioni che vanno ancora viste e vanno valutate ancora da parte del Cagliari perché effettivamente sì. Poi ripeto, il mercato è lungo, siamo al 22 luglio, manca ancora un mese abbondante e ci sono tante cose che vanno risolte, tante questioni che vanno ancora snocciolate e quante colpi di scena che vedremo in questo mercato, chissà. Chissà, chissà, chissà. Detto ciò, fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente, di calciomercato, ritiro e tutto quanto. Io vi saluto, forza, cast do sempre. Questo video si è aperto chiaro e si sta chiudendo scuro, incredibile. Niente, forza, cast do sempre e ciao ciao.